primo singolo di A Pezzi, che ha anche un video che racconta una storia. Che storia è? La storia A Pezzi, appunto. È il primo pezzo di una serie di pezzi che formano questa unica storia, che poi è la storia che racconta. Racconta un disco che abbiamo registrato un po' qualche mese fa fuori dall'Italia, racconta un progetto che stiamo portando avanti e abbiamo ricominciato da un po' di mesi, e racconta di noi, dell'uomo, della vita, appunto, come dicevo, della fallibilità, delle vite che si incontrano, che si lasciano, degli abbandoni. Racconta un po' la storia di ognuno di noi, ma non noi personalmente, ma ogni uomo, insomma. Penso che sia una cosa di cui avevamo bisogno di esprimere, e l'abbiamo espressa in questa maniera, insomma, con un disco prima di tutto, e poi con questi video che sono appunto un'esplicazione molto significativa, insomma. Come nasce l'idea di creare questo progetto e di farlo conoscere anche un po' ad Arezzo, e non solo, si spera, poi? Il tutto nasce da un disco che aveva bisogno, il disco in realtà è pieno di concetti, pieno di storie sia intime che sociali, addirittura ogni pezzo racconta sia una storia intima che una storia sociale allo stesso tempo. E quindi questo disco aveva bisogno di essere incanalato in qualche modo, tutta questa musica, tutti questi concetti, queste storie. E ci siamo ritrovati insieme, abbiamo deciso che forse l'idea migliore per mettere una strada davanti a questa musica e a queste canzoni potesse essere quella di realizzare una storia o tante micro storie e farle vedere insieme a questa musica. Ecco, quindi la musica incontra appunto le immagini, le scene di una vita quotidiana, magari anche trascorsa qui ad Arezzo, però parliamo un po' della musica. Che musica fate? Che genere vi sentite più? Il nostro genere è un rock alternative che nasce dall'esperienza di ognuno di noi tre, chi viene dal rock, chi viene dal metal, dalla musica italiana. Quindi sono stati presi proprio dei pezzi di musica, dei pezzi di generi, li abbiamo amalgamati e il risultato è A Pezzi. Gianni, tu ti sei occupato della parte video, hai messo, insomma, in pratica, in immagini, la loro musica. Che lavoro è stato e che esperienza è per te? Beh, parto avvantaggiato perché, essendo anch'io un musicista, diciamo, anche ascoltare i loro pezzi più e più volte non mi disturba, quindi è un ascolto profondo che faccio di tutti i pezzi per tirar fuori dei percorsi che siano collettivi, ma anche, come appunto diceva prima Enrico, che ogni percorso racconti se stesso. Quindi un video che può essere guardabile singolarmente oppure può incitare visitatore a seguire la storia, a appassionarsi. Alla fine questi pezzi però si uniranno. Già dal secondo pezzo entreranno due personaggi nuovi, che saranno un po' alter ego ai due personaggi principali, comunque sempre un maschio e una femmina, quindi un uomo e una donna entreranno in scena, due personaggi che non vi dico quali sono, ma si capirà molto bene, e molto legati da un rapporto che è ben identificabile fin da subito. E quindi anche il nostro interesse è vedere come queste storie si sviluppano e questi personaggi cosa si dicono fra di loro, pur non parlando mai, perché le parole sono solo musicali, quindi i video sono muti. Avete mandato in onda, anzi sul web, il primo pezzo per il 20 marzo, in concomitanza con l'arrivo della primavera, e l'ultimo quando sarà? L'ultimo pensiamo al solstizio, quindi al passaggio, ancora un passaggio di stagioni, un transito che fa il cosmo insieme a noi, insieme a lui, e speriamo in questo lasso di tempo di avere svolto il nostro percorso. Per fermare il tuo silenzio dovrei correre
e superare automobili, puoi gridare un po' per te. Puoi gridare anche per me. L'assenza voleva essere il primo passo per dimenticare alcune facce su di te, alcune facce su di me.